Bentornati ragazzi, sempre su Command, sempre sull'editor di Command. Quest'oggi andremo a vedere gli eventi. Li vedremo nel dettaglio. Cercheremo di fare più chiarezza, perché ultimamente molti di voi mi hanno scritto che non avevano ben chiari questi eventi. Non avevano ben chiari i trigger, le action, le azioni, eccetera, eccetera. Malgrado già in svariati tutorial l'avevamo visti. Eh. Appunto per questo allora ho deciso di fare un piccolo tutorial dove cercherò di spiegare in maniera più semplice, più sintetica e più naturalmente rapida possibile cosa sono gli eventi, come si creano e che cosa possiamo fare con gli eventi. Per fare questo ho creato molto velocemente un piccolissimo scenario, naturalmente ambientato sempre in Italia. E ho messo giù eh, l'Italia e la Tunisia. Abbiamo qui l'aeroporto di Trapani e l'aeroporto di Pantelleria. Eh, li abbiamo belli carichi. Ho messo giù F-35 armatico AMRAM, missili teleguidati. Ho messo giù Tornado. Armati con AGM 88, F104, F16, poi abbiamo due C130 da trasporto. Stessa cosa nell'aeroporto di Pantelleria: abbiamo degli F16, 10 F35 e poi abbiamo 5 F104. Ho messo giù tre delle nostre navi: l'Audace, l'Artigliere e l'Andrea Doria in più per la fazione eh, della Tunisia ho messo giù un aeroporto eh, tunisino andiamo a vedere cosa c'è dentro, switchiamo eh, in Tunisia nell'aeroporto tunisino abbiamo 5 Mirage eh, 5D e 5 Mirage F1ED naturalmente Mirage prestati eh, dalla Libia perché ehm, come sappiamo le capacità eh, aeree della Tunisia sono pressoché a zero quindi aerei totalmente pres, facciamo prestati dalla Libia ok e per quanto riguarda invece la parte navale della Libia della Tunisia scusate ho messo giù una semplicissima nave da supporto che eh, non è male come damage point perché ne ha più di 4,70 ma naturalmente non è armata bene questo perché per cominciare a, a vedere qualche um, evento, come crearlo e che cosa possiamo fare con gli eventi. Quindi tanto per cominciare andiamo subito su eventi. E cerchiamo di capire che cosa sono questi eventi. Gli eventi sono, la, dice la parola stessa, un qualcosa che facciamo accadere durante il nostro scenario. E sono importantissimi gli eventi perché... Gli eventi stessi fanno lo scenario. Quello che troviamo quando creiamo un nuovo evento, andiamo su Crea nuovo evento, è una finestra di dialogo che, come prima cosa, ci dice di dare un nome a questo evento. Noi potremmo chiamarlo Evento 1. Una volta nominato questo evento, abbiamo delle opzioni eh, già di primo acchitto. La, la prima è se questo evento sarà ripetibile oppure no, la seconda è se questo evento è attivo oppure no e la terza è se questo evento sarà eh, visualizzato nel log, il log è eh, la finestra trasparente che ci appare qui con le varie informazioni. Come ultima opzione di primo occhio abbiamo la probabilità che è in percentuale, questa è la probabilità che possiamo mettere che questo evento accada dallo 0% al 100%. Delineato questo, dobbiamo andare a creare il nostro evento. Il nostro evento è formato da trigger, è formato da condition ed è formato da action. Cominciamo dai trigger. Che cosa sono i trigger? I trigger non sono altro che. Eh, trigger vuol dire grilletto, vuol dire innescare. Eh, quindi possiamo definire il trigger come un innesco. E si comincia appunto dal trigger, mettendo giù, scegliendo il nostro tipo di innesco. Se noi apriamo con edit trigger. I nostri trigger, ci appare la lista dei trigger disponibili, degli inneschi disponibili. E andiamo a vedere insieme. Il primo è Unit is Destroyed, cioè eh, un innesco nel caso in cui una nave venga distrutta. A seguire una nave che sia eh, danneggiata, poi abbiamo un innesco di punti di fazione, un innesco eh, di tempo, un innesco di un'unità. Che rimane in un'area, poi abbiamo l'innesco di un'unità che entra dentro un'area, abbiamo un innesco con un tempo random, un innesco per una unità detectata, quindi eh, scoperta, un innesco per caricare lo scenario quando si crea, quando comincia lo scenario, un innesco con il tempo e un, un ultimo innesco che è per la fine dello scenario. Questi sono i vari inneschi disponibili che abbiamo nei trigger. Ora noi andiamo a controllare quale azioni si possono associare a questa lista di eh, inneschi che abbiamo visto. Andiamo su Edit Action e abbiamo la lista delle azioni da associare agli innesti che abbiamo visto. E abbiamo i punti, quindi potremmo lavorare su uno di tutti quegli inneschi con il punteggio, con la fine dello scenario con il teletrasporto, con dei messaggi, con il cambio della missione, dello stato della missione e poi infine con i script di Lua. Queste sono tutte le azioni che possiamo combinare con gli inneschi, con i trigger che abbiamo visto prima. Ci sono anche delle condizioni che vengono usate un po' meno, a seconda poi anche voi di, di come vi piace eh, creare lo scenario. Infatti nelle Condizioni, andiamo a trovare le, le side posture. Quindi possiamo andare a toccare a cambiare eh, le, le, mh, le relazioni tra le fazioni, quindi se sono stili, neutrali, amici, eccetera, abbiamo eh, delle altre opzioni per quando comincia lo scenario e poi ritorniamo ancora una volta sul codice, sulla Lua script. E questo diciamo sono le liste. Delle, degli inneschi disponibili e delle azioni disponibili da associare agli inneschi. Naturalmente possiamo fare eh, moltissime associazioni dal, da tutti i tipi di inneschi a tutti i tipi di azioni. Ora oggi ne andremo a vedere qualcuno più che altro per cercare di capire eh, come possiamo agganciarli, come possiamo creare il nostro evento o i nostri 2, 3, 4, 10 o 20 eventi a seconda dello scenario come vogliamo che vada avanti e come sia più complicato, meno complicato, più arricchito di eventi, magari di messaggi, di task, di missioni, oppure qualcosa di più semplice dove semplicemente settare un punteggio, una vittoria sulla distruzione di una nave, di un elicottero o di qualsiasi cosa volete o una struttura. Ed è proprio con questo tipo di innesco di trigger che voglio cominciare a fare qualche piccolo esempio. Andiamoci a prendere il trigger unit destroyer e facciamo crea nuovo trigger. Lo chiameremo eh, nave tunisina. Lui ci richiede per quale fazione, di che tipo di fazione stiamo parlando. Metteremo Tunisia e ci dice quale tipo di unità stiamo parlando. In questo caso parliamo di navi. poi ci comincia a chiedere più specificatamente Vedete mercant e, e poi quella che abbiamo messo giù Quindi la commercial Possiamo anche non metterlo in, Perché in questo caso abbiamo semplicemente Solamente una nave Però eh, lo mettiamo comunque Quindi diamo ok E abbiamo creato il nostro primo trigger Il nostro primo innesco Chiudiamo e andiamo a prenderci questo innesco Eccolo qua Nave tunisina E lo mettiamo sotto trigger Adesso dobbiamo scegliere un'azione perché abbiamo fatto un innesco ma dobbiamo scegliere un'azione che viene associata quindi andiamo su edit action e vediamo la lista delle azioni che possono accadere quando questa nave quando succede l'innesco la nave viene distrutta in questo caso sceglieremo point facciamo crea nuova azione e scriveremo il nome di questa azione con punti all'italia ci richiede questi punti a quale fazione andranno a finire Quindi metteremo Italia E ci richiede quanti punti Mettiamo 10 punti Facciamo ok E chiudiamo Anche qui ci andiamo a pescare il nostro, la nostra azione E la andiamo ad aggiungere Adesso ci ritroviamo che il nostro primo evento Ha una sua, eh, un suo trigger e una sua action Quindi un suo innesco e una sua azione Lo chiameremo evento 1 Punti Italia. Gli diamo OK e lui ci mette il nostro evento 1, il nostro primo evento, l'unico che abbiamo fatto fino adesso, nella lista degli eventi. Anche da qui, senza entrare nel dettaglio, possiamo scegliere se è già attivo, se è ripetibile, quindi nel caso in cui. Ehm, eh, distruggiamo più navi, quindi ogni nave ci darà 10 punti. Per adesso lasciamo non ripetibile. E chiudiamo. Adesso ci andiamo a prendere le nostre tre navi, avviamo eh, lo scenario e le dirigiamo verso la povera eh, nave. Nel frattempo, switchiamo anche eh, nella fazione della Tunisia e diciamo al al SAP, lì la nave commerciale di dirigersi a tutta forza poverina verso eh, quelle, due navi, quelle tre navi eh, che la distruggeranno torniamo nell'Italia e velocizziamo un po' finché non la trovano dovremmo essere quasi vediamo con l'opzione Godai Eccola, sta lì, gli stiamo andando in bocca. Ok, è stata trovata. Adesso prendiamo la nostra flotta e gli diciamo di attaccare questa nave e distruggerla. K2 in arrivo, 2 lanciati dall'artigliere. Ok, la nave è stata distrutta quindi adesso andiamoci a controllare sullo score se ci hanno dato i 10 punti. Ed eccoli qua: i 10 punti per la nostra nave distrutta. E questo era un primo semplice esempio eh, di come utilizzare un evento. Ora, se noi andiamo su eventi, sulla lista degli eventi, il nostro evento è sempre lì. Però naturalmente non è più attivo: perché, perché non abbiamo messo il ripetibile? Quindi, lui cosa ha fatto? Eh, è successo una volta questo evento. E si è disattivato. Se invece avevamo messo ripetibile, sarebbe stato ancora attivo, e ogni nave nemica distrutta ci continuava a dare 10 punti. Ora quello che voglio fare, però, è fare un nuovo evento, aggiungere un nuovo evento a questo mio scenario. Quindi andiamo ancora una volta su Crea un nuovo evento e lo chiameremo eh, Messaggio. Eh, non lo facciamo ripetibile anche questo, però ci andremo come al solito a scegliere l'innesco, a scegliere il trigger. Potremmo utilizzare il trigger eh, entra, entra in aria, unità entra in aria. Andiamo a creare il trigger e mettiamo unità entra in aria. Ci comincia a chiedere di quale eh, fazione stiamo parlando, parliamo dell'Italia, eh, di una nave. E qui possiamo selezionare il tipo di nave tra le tre che abbiamo, quindi tra l'audace, l'artigliere e l'Andrea Doria, oppure lasciare in modo tale che qualsiasi nave eh, entri nell'aria succeda qualcosa. Però noi ci scegliamo l'Artigliera. Detto questo dobbiamo anche però mettere l'aria, cosa che ancora non abbiamo fatto, quindi dobbiamo delimitare, definire, disegnare un'area eh, qui vicino. Quindi andiamo su eh, definire aria e mettiamo un'area qui. Abbiamo quattro punti di riferimento e li andiamo a piazzare qua. Eccoli qua, dal 3.20 al 3.23. Fatto questo diamo ok, eh, chiudiamo. Questi sono gli eventi, sì ok, chiudiamo. Ci andiamo a prendere unità entra in aria e la aggiungiamo. Quindi come al solito ripetiamo, abbiamo fatto l'innesco, adesso andiamo sulle azioni e cerchiamo di scegliere che azione vogliamo abbiamo detto che vogliamo un messaggio vogliamo che quando la nave entra in quest'area appaia un messaggio quindi crea un nuovo messaggio descrizione nave arrivata naturalmente la side, eh, la fazione è l'Italia mettiamo la nave ha raggiunto il punto prestabilito Facciamo OK, chiudiamo e ci andiamo a prendere eh, il nuovo, la nuova azione che l'avevamo denominata nave arrivata. Ricontrolliamo, non vogliamo che sia ripetibile, ce l'abbiamo attivo. E la probabilità è al 100%. Facciamo OK e adesso vediamo che nella nostra lista eventi è uscito il nostro secondo evento. Non abbiamo denominato evento 2, ma possiamo sempre farlo. Andiamo su Edit. Per fare una cosa fatta meglio, per farvi capire meglio, scriviamo evento 2 e salviamo. Quindi qua, in questa finestra, abbiamo il riepilogo di tutti gli eventi che abbiamo nel nostro scenario. Ora andiamo a provare anche questo evento. Ci prendiamo la nave artigliere, che è questa, e la dirigiamo nell'area che abbiamo scelto. Mi diamo eh, tutta birra. E adesso, quando entra nell'aria, dovremmo avere il nostro messaggio come predisposto, come creato nel nostro evento. Sta per entrare, si sta avvicinando, ed eccolo qua appena ha raggiunto l'area da noi delimitata ci è uscito il messaggio che avevamo scritto bene andiamo a vedere un altro evento da, di aggiungere un altro evento al nostro scenario quindi torniamo su eventi dove abbiamo già i nostri due eventi che abbiamo creato e facciamo crea nuovo facciamo evento 3 e facciamo l'evento 3 che saranno punti e messaggio, punti e messaggio. Lo mettiamo non ripetibile, lasciamo le varie opzioni come al solito, ci andiamo a scegliere il trigger. Questa volta andremo ad usare il trigger unit remain in area, quindi che l'unità rimane in area. Andiamo a crearlo, mettiamo artigliere in area. Siamo già dentro l'aria, ci scegliamo la nostra fazione, quindi l'Italia, di che stiamo parlando, di una nave. Di quale nave stiamo parlando? Della nave artigliera. Da questa parte vuole sapere quanto tempo deve rimanere questa eh, nave in aria. Mettiamo un'ora e mezza. Queste sono 10. 1 e 30. E poi vuole sapere dove. E abbiamo solamente quei tre punti, quei 4 punti. Eh, eh, di differenza che abbiamo messo giù prima Dove siamo poi tra l'altro anche già dentro E quindi lasciamo questi qua Facciamo ok E ci andiamo a pescare Il nostro nuovo trigger Artigliere in aria Lo mettiamo e poi scegliamo un evento Da associare a questo trigger A questo innesco eh, Abbiamo detto che possiamo fare questa volta Sia i punti Che verranno accreditati all'Italia E gli ne daremo eh, 100 100 punti quindi metteremo punti e creeremo anche un eh, un'altra azione che sarà messaggi però questa volta mettiamo messaggi così vediamo anche la creazione di eh, due azioni su uno stesso trigger lo chiameremo messaggio per l'italia e diremo eh, sei rimasta in area per un'ora e 30 Facciamo OK. Chiudiamo. E per questo trigger, per questo innesco, ci andiamo a prendere le nostre due, questa volta due, azioni che devono accadere. La prima è eh, Punti all'Italia. Oddio, sapete che mi sono dimenticato qual era? Vediamo un attimo messaggio nave arrivata era nave arrivata edit no questo è punto prestabilito allora era punti sicuramente era punti vediamo un attimo lo, lo rinominate un po come si suol dire alla cazzo e quindi adesso eccoli qua 100 punti quindi è punti scegliamo il nostro eh, la nostra azione punti e poi abbiamo l'altra azione che abbiamo preparato Messaggio, quindi questa volta abbiamo messo due azioni sullo stesso trigger, sullo stesso innesco. Facciamo OK, ed ecco qui che ci appare il nostro terzo evento dello scenario. Andiamo a chiudere, controlliamo che il nostro punteggio sia di 10. Ci dovranno arrivare 100 punti. Avviamo lo scenario. Facciamo andare la nostra nave nell'area, ma già è entrata la prima. Aspettiamo che passa un'ora e mezza e eh, vedremo che dopo questo periodo di un'ora e mezza lui ci darà i punti e il, il messaggio. Ed eccolo qui. È passata l'ora e trenta ed ecco il messaggio, quindi l'azione la, che abbiamo scelto per questo trigger in più. Andiamo su score e vediamo che siamo passati da, 100, da 10 a 110 punti, quindi con questo trigger ci ha dato due azioni, il messaggio e poi ci ha dato anche i punti. Ok, adesso andiamoci a vedere ancora un altro eh, trigger, un altro trigger che eh, facciamo così, questa volta eh, lo useremo per la fazione. Ehm, della Tunisia, quindi switchiamo su Tunisia e eh, andiamo a fare appunto un nuovo evento. Questo evento, che comunque sarà nella lista eventi eh, generale, quindi non è che saranno degli eventi suddivisi per fazione, ma sono generali. Poi, le fazioni, come avete visto, le scegliamo durante il settaggio dei trigger, durante il settaggio delle azioni. Andiamo a fare crea un nuovo evento lo chiameremo evento 4 e ehm, faremo, lo chiameremo scoperta nave non ripetibile 100% andiamo a sceglierci il trigger o l'innesco appunto andremo a scegliere unità e eh, scoperta creiamo il trigger lo chiamiamo eh, unità Italia Beccata. Scegliamo la fazione, la fazione riguarda eh, Setting Trigger. Quindi andiamo a mettere la Tunisia. E, no, scusatemi, l'Italia. Sceglieremo che tipo di unità deve essere scoperta, in questo caso una nave. E guarda caso, metteremo l'artigliere, sempre lei. Volendo possiamo anche mettere ehm, la zona in quale zona deve essere trovata questa, questa mh, nave che abbiamo messo. Possiamo mettere il referent point, ma il referent point ehm, dovremmo metterli questa volta per la fazione del, dell'Algeria. Dell eh, ma visto che tanto useremo il god vedremo comunque dove sta, ci passeremo sopra, non c'è bisogno. Quindi andiamo a mettere qual è la fazione che eh, scopre, in questo caso la Tunisia, e vediamo, qui ci richiede anche che tipo di livello, a che tipo di livello eh, ha effettivamente scoperto, quindi se capisce che tipo di eh, unità è, che classe di unità è, o anche semplicemente se è sconosciuta lasciamo sconosciuta per semplificare le cose facciamo ok eh, eh, abbiamo detto che l'abbiamo denominata unità Italia beccata ci prendiamo il nostro trigger unità Italia beccata e lo mettiamo su e adesso ci andiamo a scegliere l'azione quale azione può essere eh, utilizzata eh, rimettiamo ehm, no messaggio no mettiamo punti Mettiamo un'altra volta punti che vanno alla Tunisia e gli diamo alla Tunisia 150 punti. Qui scriviamo punti per Tunisia. Tunisia, facciamo ok, chiudiamo, ci prendiamo il nostro action, lo mettiamo e poi facciamo ok ed ecco qui che ci appare l'evento numero 4 questa volta lo faremo dalla parte eh, della tunisia sappiamo che la nave è in questa zona quindi adesso noi facciamo decollare un paio tre dei nostri eh, mirage li lanciamo come gruppo partono tra due minuti acceleriamo un attimino eccoli qua e li andiamo a portare nella zona per cercare di trovare la nave. Velocizziamo fino alla zona, li facciamo scendere di quota, li mettiamo bassi a mille piedi, e velocizziamo. Abbiamo già trovato eh, qualcosa, vediamo se il nostro punteggio è aumentato. No, siamo sempre a zero. Questo perché? perché non abbiamo eh, settato il tipo di trigger e azione che lui prende i punti se scopre una qualsiasi unità nemica Noi abbiamo messo che deve scoprire l'artigliera quindi lo continuiamo a mandare avanti naturalmente le nostre navi gli stanno sparando a più non posso velocizziamo comunque È andata bene per i primi missili. Diciamo che si stanno districando abbastanza bene. Vediamo un attimo con il god dove si trova l'artigliera. È qui. Ora, se questo ci fa passare gentilmente. Andiamo a scoprire l'artigliera così vi faccio vedere quest'altro esempio. Ci continua a sparare, ci ha distrutto uno dei nostri miraggi, ma ne abbiamo altri due. Sperando che arriviamo sull'artigliera. Sembra di sì. Abbiamo sensori attivi. offensive ok allora vediamo eh, rivediamo dove si trova l'artigliera si trova qui ok Mi facciamo volare questa zona leviamo il god ora l'artigliera ci sta sparando però l'abbiamo scoperta quindi adesso dovremmo avere i nostri 150 punti Andiamo su game, score. Ed ecco che, siccome abbiamo scoperto quella nave che avevamo piazzato, non una nave qualsiasi, ma quel tipo di nave, ci sono stati aggiunti 150 euro agli score. Perfetto, diciamo a questi giovani disperati di tornare alla base. Anche se dubito che ci torneranno, ora gli spareranno di tutto. Dai dai, dai, che ce la fate. Oddio, se non ce la fanno, va bene uguale. A noi non ci interessa. Mi stanno sparando a più non posso. Ce l'hanno fatta. Ok, e sono tornati alla base. Anche questo esempio sono riuscito a farvelo vedere. Facciamo un ultimo esempio utilizzando il fine scenario. Anche perché penso che ormai ne abbiamo fatti abbastanza. Vediamo un attimo: abbiamo fatti. questo sarà il quinto. Insomma, credo che possono bastare per iniziare a masticare questi eventi. Facciamo un ultimo per capirci. Lo chiameremo eh, evento, evento 5, fine scenario. Come lo vogliamo far finire questo scenario? Facciamo conto che dovevamo distruggere tutte quante le navi nemiche oppure dovevamo raggiungere un punteggio. Facciamo che dovevamo raggiungere un punteggio. Quindi andiamo sull'innesco e mettiamo eh, side point. Side point creiamo. Eh, diciamo punteggio Italia. Fine scenario richiede per quale fazione Italia e qui ci dà le varie opzioni e mettiamo che l'attivazione avviene a punti quanto stavamo con l'Italia questa però no questa era la Tunisia Italia Game Scoring siamo a 110 90 punti quindi a 200 a ah, 200 punti finisce eh, lo scenario quindi ci mancano 90 punti per far sì che lo scenario finisca ma intanto stiamo settando il fine scenario quindi ci andiamo a prendere eh, questo punteggio dell'Italia di fine scenario e eh, l'azione che è sicuramente end scenario questo viene creato eh, senza alcun che ce lo prendiamo, end scenario, lo aggiungiamo, qui ci prendiamo eh, quello che abbiamo fatto prima, punteggio Italia fine scenario e gli diamo ok. Ed ecco che abbiamo creato il punteggio di fine scenario, la chiusura del nostro scenario, ma dobbiamo fare in modo che, che l'Italia arrivi a, eh, come abbiamo detto, a 200. Quindi dobbiamo mettere giù, come abbiamo fatto nel primo evento, un qualcosa che distruggendola ci dia i 90 punti che ci mancano, quindi eh, possiamo mettere giù nella fazione mh, della Tunisia, switchamo in Tunisia, mettiamo giù, oh, 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 un'altra eh, nave come quella che avevamo messo prima, che non è armata e niente così. Eh, facciamo qualcosa di semplice e veloce sappli vediamo ecco era proprio questa, sì, perfetto perché le altre sono, hanno un damage point eh, abnorme quindi poi mi devono sparare l'ira di dio per distruggere, invece questa facciamo presto presto e detto questo, ci andiamo a creare l'evento che ci dà la possibilità di fare questi 90 punti che ci mancano per arrivare alla fine del scenario. Che poi non è altro che eh, come l'evento che abbiamo fatto qui. Quindi, volendo, possiamo andare ad editare questo: nave tunisina e punti. I punti che avevamo fatto qui, i punti all'Italia, andiamo a editare, ce ne dava eh, 10. A noi ce ne servono 90, quindi in questo caso andiamo a mettere 90 chiudiamo e mettiamo che questo evento è attivo e facciamo ok ora risulta attivo sia l'evento del fine scenario sia l'evento che se distruggiamo una nave nemica ci dà 90 punti quindi non dobbiamo fare altro che avviare lo scenario switchare eh, per quanto riguarda la fazione italiana e portare le nostre navi vediamo eh, con il God, dove sta la nave nemica, portarla verso la nave nemica. Velocizziamo un pochino. È stata rilevata, vediamo, torniamo alla a, leviamo il God, è stata rilevata, ok, gli diciamo all'artigliere di attaccarla. E adesso lui grazie all'evento che abbiamo settato dei 90 punti Distruggerà questa nave, acquisirà 90 punti. Arriverà al punteggio di 200, e lì abbiamo l'evento che l'Italia, quando arriva a 200 punti, finisce lo scenario. Velocizziamo un attimino: ed è così, distrutta la nave. Lo scenario si è concluso e il nostro score, infatti, è arrivato a 200. Bene, ragazzi, per questo tutorial credo che sia abbastanza. Eh, spero di avervi dato qualche delucidazione in più, qualche esempio in più, abbastanza semplice per capire come funzionano gli eventi e la creazione. E ci vediamo al prossimo tutorial. Un saluto a tutti.